Allora, ripartiamo dal tuo secondo tempo, perché sei entrato, è arrivato il pareggio, hai provato a fare quella diagonale su Corazza, che però è stato molto bravo ad attaccare il primo palo, però poi hai messo dentro quel cross su Bentivegna. Sì, sono entrato nel secondo tempo, come il mister mi ha dato questa opportunità, io mi sono fatto trovare pronto, come devo fare, e su quel gol lì, vabbè, di quel ragazzo ha fatto un bel movimento, io ho provato, e sul cross è stato bravo Benti comunque a metterla dentro, perché era una buona palla, però comunque è stato bravo lui. Ti pesa un po' questo ruolo di dover subentrare dalla panchina? So che la tua risposta è no, però con la gamba che hai adesso in questo Pescara vai a nozze. No, non mi può pesare, perché come il mister dice non ci sono i titolari, ed è vero, siamo tutti dei titolari, e entrare il primo o il secondo tempo a me non cambia, l'importante è che comunque vedo che comunque il mister mi dà fiducia, io cerco di ricambiare il meglio che posso, e quindi e la risposta è no, non mi pesa. La partita che hai visto in campo nel secondo tempo, che Pescara è stato? È stato un grande Pescara, soprattutto di squadra, dove ognuno cerca di aiutare il compagno per magari anche rimediare se c'è un errore del compagno, e in questo qui porta a vincere le partite contro anche grandi squadre. Lascio l'auricolare anche a Brando Moruzzi, che vi ascolta per le domande di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Beh, complimenti anche a Brando Moruzzi, che stavamo aspettando, eh? Quindi comunque insomma è stato molto bravo in occasione del gol di Bentivegna, perché il cross è stato molto tagliato, sì, magari la difesa insomma è stata particolarmente reattiva, però quei cross sono un'insidia per le difese avversarie. La domanda di Fabio Ferraresi. No, io faccio una considerazione, visto che in questo momento stiamo bene, abbiamo entusiasmo, autostima, quanto pesa non giocare il prossimo weekend? Perché secondo me potrebbe essere una cosa che in questo momento qualche problemino lo possa dare, no? Anche perché il Milan aveva anche due espulsi, Fabio. Intanto buonasera a tutti. Sì, penso che può pesare dal punto di vista che magari ci può dar continuità a giocare ogni settimana, però noi ci alleneremo al massimo col mister, in settimana stiamo tranquilli e ci faremo trovare pronti senza problema.